Buonasera, iniziamo il test driver di questa Mercedes classe A 150 restyling. Motorizzazione molto robusta, a benzina, distribuzione a catena e motore adeguato per farla diventare ecologica con il GPL. Ha percorso 120.000 km. Adesso vediamo subito se è ben allineata. Ok, vedremo anteriore. Bene, funzionano entrambi, dietro sono manuali. La regolazione dei specchietti. Il sinistro funziona. Adesso vediamo il destro. Bene anche il destro. Poi radio. La gente la sta prenotando, vai alla posta a dare quei tempi graffiato, pronto, ma buongiorno, sono Dilma da Cattolica, provincia di Rio. Ascolteremo la musica, quella bene, bella, quella firmata stazione. Da Radio Wii. Avete comprato i regali di attivo, Natale, c'è anche il telefono che va attivato con... Ho attivato il Bluetooth, la radio la possiamo spengere, questa è quella a cristalli liquidi, la ventilazione. Bene, spostamento. Ok, spostamento. La temperatura, in più questa i sedili riscaldati. Ok, il sinistro, forse brucerà la lamparina perché il contatto lo prende. Direi che quando il volante funziona, con il bordo funziona, direi che è tutto ok. Stanno messo un coprivolante sicuramente perché questo è il volante in plastica della Mercedes, si tende a usurarsi. La console in buone condizioni, anche il pomello, i sedili. Esternamente la vernice è ben lucente, le linee sono perfettamente parallele, fari lucidi,
piccolo segno da parcheggio e un arrivo di chiave. Buone condizioni generali, le gomme sembrano buone, vediamo 6 e 4 anteriori destra. Posteriore destra, sei e due posteriore sinistra, sei e cinque anteriore sinistra. Aprendo il vano motore confermo l'integrità della vettura, tutti gli attacchi originali, tutto in ordine, non ci sono manomissioni. Motore silenzioso, perfettamente in linea. Olio pulito. Confermo, buono stato della vettura, perfettamente in linea con l'anno e il suo chilometraggio dei... attimino ve lo faccio vedere così. Ecco qui, 120.000.